Bene, ciao a tutti, buonasera e benvenuti a Distanti di Badminton. Faccio una breve presentazione di che cosa è Distanti di Badminton perché c'è qualche iscritto nuovo. Allora, condivido velocemente lo schermo. Perfetto, eccolo qua. E senza perdere troppo tempo, per chi è nuovo, dico che cos'è Distanti di Badminton. Distanti di Badminton sono dei webinar dedicati, come vedete, a tutti, tecnici, docenti, giocatori, appassionati, curiosi, chiunque voglia venire può partecipare e avvicinarsi al badminton. Sono tutti venerdì dalle 9 alle 10, solitamente finiamo alle 10, potremmo anche finire un po' prima, dipende anche dagli esercizi e dalla partecipazione. Si spiega uno o più esercizi di badminton, quindi questo è lo scopo di questi seminari. Potete utilizzare il logo che trovate sotto domande e risposte per fare delle domande, oppure sempre il logo sotto della manina, alzate la mano e io vi accendo il microfono così potete parlare. Perché questa è Zoom Conference, quindi io vedo voi, nel senso vedo il vostro nome, ma voi non vedete tutti gli altri, ok? E siete mutati sia in audio che in video quando entrate. Se ti va, scrivi l'esercizio così lo fissi alla tua personale libreria. Tutti i webinar sono registrati e vengono inseriti nel canale YouTube e nel sito federale. Puoi richiedere l'attestato quando magari finisci un ciclo di istanti di badminton a elianapassaniti@badmintonitalia.it. Se ti interessa puoi acquistare il manuale Vola con noi, che è questo librone con tutte le tappe colorate di Vola con noi, che è il corso per tecnici della Federazione Italiana di Badminton, tecnici di primo, secondo e terzo livello. Abbiamo già fatto, diciamo, una stagione di distanti di badminton a gennaio, febbraio e marzo. Adesso aprile, maggio, giugno, come vedete qui a lato, è la seconda stagione, diciamo, perché abbiamo detto che distanti di badminton è la nostra serie TV in onda sul badminton. E quindi siamo quasi a fine maggio. Se volete registrarvi, ma voi lo siete già, o se volete far sì che qualche vostro amico o conoscente o curioso voglia registrarsi, può andare sul sito della federazione e in questo riquadro, corso di formazione, può trovare appunto gli istanti di badminton. Entrando e cliccando qui dentro ci si può registrare. Ok? Questi sono i miei contatti per qualsiasi cosa, soprattutto a livello tecnico di campo o di informazioni sui corsi, potete scrivermi, WhatsApp, messaggi, chiamate o per email. Mentre per questioni ovviamente di segreteria c'è elianapassaniti@badmintonitalia.it. Ok, e questo è il posto. Vi presento ancora questo, eccolo qui, questo è il sito della federazione, ok? www.badmintonitalia.it e qui sopra vedete che ci sono un sacco di menu. Allora, se andate a cliccare qui sopra potete andare in un sacco di sottomenu, ad esempio formazione, vedete quante cose ci sono dentro, piuttosto che promozione, altri contenuti ci sono dentro. E andando giù al centro del sito, ecco, dicevo, qui c'è scritto corsi di formazione. Cliccando qui dentro si può iscriversi al corso di formazione di primo livello, secondo livello, terzo livello e anche a distanti di badminton. Una volta che ci si registra a distanti di badminton, il link vale per tutta la stagione. Perfetto. Mentre se voi andate anche su YouTube, questo è il canale della Federazione, Federazione Italiana Badminton, se volete vi iscrivete, non costa nulla, così iscrivendovi vi arrivano le notifiche ogni qualvolta viene caricato un video. Andando qui su playlist ci sono tante librerie, tra cui Distanti di Badminton, eccola qua, visualizza playlist completa e trovate tutti gli scorsi incontri di Distanti di Badminton. Quindi se qualcuno è entrato oggi per la prima volta e vuole recuperarsi quello che è stato fatto in precedenza, può partire magari dall'inizio, dove si è partito un pochettino sul facile facile e poi provvedere ad andare avanti con esercizi sempre più complessi. Ok, e qui ci siamo. Dico ancora questo, che vi ricordo che Distanti di Badminton non è un corso di badminton, anche perché fare tutto online, per carità, no, non si può e non si dovrebbe e non voglio neanche, ma nasce proprio con l'idea intanto di stare vicini, perché era nato in pandemia, ma nasce con l'idea di donare a chi ascolta, insegnanti, tecnici, allenatori, semplici appassionati, giocatori,
degli esercizi che poi possono sperimentare in campo, nella propria scuola, nel proprio club. Quindi ecco, proprio lo scopo di Stati Vanto è quello di fornirvi, oltre chi ha già fatto i corsi di formazione, un bagaglio di esercizi ancora più completo. Questo è appunto lo scopo. Bene, siamo al 21 maggio e questa è la 18ª puntata di Santi di Badminton. Quindi ecco, se ricordate, la scorsa volta abbiamo fatto un esercizio di attacco e difesa, con un campo che era speciale, se vi ricordate, perché c'erano due giocatori in campo, con questo giocatore che giocava, diciamo, da qui in fondo, ok? Da qui in avanti, anzi, meglio dire indietro, perché è la parte posteriore del campo. Quindi aveva un campo molto corto, immaginiamo dalla riga nera fino a fondo campo, contro un giocatore che invece aveva tutto il campo. E se vi ricordate l'esercizio era che questo giocatore faceva girare quest'altro giocatore, questo doveva resistere di più, ma questo giocatore si dava l'opportunità ovviamente di attaccare e cercare di fare lo smash and follow, cioè l'attacco e seguire a rete, cercando poi di chiudere il volano se l'opportunità durante lo scambio gli si presentava. Okay? E questo è quello che abbiamo fatto la scorsa volta, non sto spiegando, comunque lo trovate anche su YouTube. E quello che abbiamo fatto la scorsa volta e quello che facciamo ancora oggi è tutta una serie, se vi ricordate, di esercizi con la tematica di attacco e difesa. Okay? Quindi ne abbiamo fatte parecchio, prima abbiamo fatto esercizi sullo speed training, cioè sull'allenare la velocità in campo. Oggi facciamo appunto, oggi anche nel scorso puntato, esercizi sull'attacco e difesa. Quindi l'esercizio che vediamo oggi si chiama esercizio allo specchio, ok? Quindi esercizio allo specchio e nella variante di stasera, perché la prossima poi venerdì invece lo vediamo in una variante differente, nella variante di stasera è fatto uno contro uno, ok? Quindi campo da badminton, ok? Un giocatore contro un giocatore, piuttosto che una giocatrice contro una giocatrice, ok? Piuttosto una giocatrice contro un giocatore, perché il bello del badminton, come in altri sport, però non tutti, il bello del badminton è che poi l'allenamento è di gruppo, nonostante sia uno sport individuale, l'allenamento è di gruppo, cioè in palestra si allenano tanti ragazzi e ragazze assieme e nello stesso allenamento i maschi giocano con le femmine e via dicendo. Poi ovviamente nelle competizioni c'è il singolo maschile, il singolo femminile, ma c'è anche l'incontro di maschio e femmina, perché c'è doppio misto contro doppio misto. Okay, e questo non tutti gli sport lo concedono, ad esempio il tennis, sì. Ma appunto la cosa bella è che è uno sport individuale, ma dove ci si allena di squadra, alla fine poi comunque si fa gruppo, questa è una bellissima cosa. Quindi dicevo, vediamo questo esercizio allo specchio, uno contro uno. Immaginiamo che in questo caso ci siano due ragazze in campo. Ok? Allora, andiamo a vederlo. Intanto vi ricordo, se volete fare qualche domanda, domanda e risposte, che c'è il logo in basso di ER, così io le vedo perché mi viene la notifica, oppure alzate la manina, quella manina gialla, così io vi accendo il microfono. Perché se scrivete in chat io me li perdo perché vengono sotterrate e la guardo poco, devo dire la verità. Anche perché non mi balza l'occhio con le notifiche, la chat. Ok. Andiamo a condividere il campetto, il nostro solito campetto che ci aiuta un pochettino a far sì che gli esercizi siano un pochettino più comprensibili nonostante siamo online. Ok? Allora, benissimo. Quindi, in questo esercizio allo specchio abbiamo detto che si gioca uno contro uno. Quindi andiamo a piazzare i nostri giocatori in campo, abbiamo un giocatore nero, ok? Contro un giocatore arancione. Perché si chiama esercizio allo specchio? Si chiama esercizio allo specchio perché, sapete che lo specchio se mi metto davanti mi copia perfettamente, ecco, c'è un giocatore che copia l'altro giocatore, ok? Intanto vi dico che questo esercizio qua, come tanti altri esercizi che abbiamo proposto in istante di badminton, è un esercizio di base e mi avviso c'è di passare se giochi a badminton, se vuoi diventare più bravo a badminton, perché è uno di quegli esercizi che allena tante cose, ad esempio,
i movimenti in campo, ok? Quindi andare verso la rete, da un lato verso la rete dall'altra, verso il fondo campo da un lato, verso il fondo campo dall'altro. Quindi ecco, nel piccolo, molto nel piccolo, allena a muoverci così, nei quattro angoli. Ok, quindi per me che sto giocando, che io sia lo specchio, ma anche per il mio compagno, avversario, ecco, mi insegna a andare nell'angolo alla rete, ok, andare nell'angolo alla rete, andare nell'angolo a fondo campo, andare nell'angolo a fondo campo, riandare alla rete, dalla rete andare a fondo campo e via dicendo. Quindi è un altro esercizio che sposta i giocatori e quindi se hanno un minimo di tecnica di piedi, che va insegnata a secco, ok, un minimo di tecnica di piedi è un ottimo esercizio perché poi la tecnica la fai durante l'esercizio stesso, la tecnica di movimento. E poi anche perché è un esercizio che sviluppa la tecnica di racchetta, ok? Perché comunque praticamente tutti i colpi vengono giocati, in particolare i colpi di base, ok? Quindi ecco, quando si fa questo esercizio allo specchio è fondamentale farlo per i principianti, ok? Fondamentale per i principianti. E per i principianti possiamo anche restringere il campo, trovate sempre delle varianti in modo che i principianti riescano nell'esercizio. E quindi, come dicevo, per i principianti è fondamentale perché è un esercizio che insegna, ok? Che impara, okay? Imparare, insegnare. Allora, rimettiamo il nostro campetto. Eccolo qua. Perfetto. Quindi, allora, immaginiamo che il giocatore nero sia il giocatore allo specchio, cioè il giocatore che ripete come un pappagallo, ok, tutto quello che fa il giocatore arancione. E come sono? Come si imposta questo esercizio? Si imposta in questo modo. Ok, un attimino che metto tutto quello che devo fare per colorare. Eccolo qua. Si imposta in questo modo. Se il giocatore arancione gioca un clear, ricordate il clear per colpo che va a fondo campo, va a fondo campo, lui come un pappagallo copia e rigioca un clear. Ok? Il clear può essere rigiocato o lungo linea incrociato, quindi chi copia tra virgolette il colpo o dove va il volano, ma non ne copia il lungo linea o l'incrociato o la diagonale. Può giocarlo come vuole, quindi faccio vedere. Se il giocatore arancione gioca un clear, il giocatore nero gioca un clear, ma può anche rispondere con un clear in diagonale. Ok? Perfetto. Quindi, se volete segnarvelo, su clear si risponde clear. Ok? Perfetto. Se il giocatore arancione, ok, intanto continuiamo lo scambio, facciamo finta che sia proprio questo esercizio, quindi clear, il giocatore nero risponde clear. Poi il giocatore arancione fa di nuovo clear, magari incrociato, e il giocatore nero risponde con un clear, magari lungolinea. Ok? Il giocatore arancione gioca con un drop, ok, che sia un drop lungolinea, che sia un drop incrociato, il drop col colpo che va subito al di là della rete, quel colpo che da fondo campo va al di là della rete, quindi va verso il basso. Ecco, cosa succede? Come vedete, lo specchio copia il colpo o copia la zona dove il volano è posizionato. Quindi, se il giocatore nero risponde, riceve un drop, un colpo che cade davanti alla rete, lui risponderà con un net. Quindi con un altro colpo che cade davanti alla rete, che sia un net lungolinea o un net incrociato, ma risponde con un net. Quindi andiamo a rivederlo di qua anche se il giocatore a fondo campo, okay, gioca un drop, okay, lo specchio risponderà con un net, okay, che sia un net lungolinea o che sia un net incrociato, ok? Quindi su clear si risponde clear, su drop si risponde net. Perfetto, abbiamo visto un'altra fase dello specchio. Rimetto il campo, perfetto, ok? Vado un po' a pulire così, c'è un po' più di pulizia. Perfetto. Se il giocatore a arancione gioca un net, quindi ridisegniamo lo scambio,
Così intanto vediamo anche come funziona l'esercizio. Giocatore arancione gioca un clear. Lo specchio risponde con un clear. Giocatore arancione gioca un drop. Ok, un drop che cade qui. Giocatore nero risponde con un net. Se il giocatore arancione, che ovviamente dovrà avanzare, perché Bolano non va fatto cadere, a prendere questo net, il giocatore arancione, se gioca un net, che può essere o lungoligna o incrociato, il giocatore nero come risponderà, secondo voi? Non potete rispondermi perché non avete il microfono, ma avrete capito, se vi hanno detto che si ribatte nella stessa zona del campo, sul net lo specchio rigioca un net, sia lungoligna o che sia incrociato, ma rigioca un net. Quindi, ripetiamo, su clear lo specchio risponde clear, sul drop lo specchio risponde net, sul net lo specchio risponde net. Net vuol dire rete, quindi ricordiamoci quando diciamo net sono tutti quei colpi, che siano lungoligna o che siano incrociati, che dalla rete viaggiano vicino alla rete, stando comunque nell'area frontale del campo. L'area frontale del campo viene definita l'area dalla rete fino alla linea frontale del servizio. Poi, anche se va un po' più avanti, ovviamente che qua l'area frontale, però in modo didattico, che viene questa definita l'area frontale, questa l'area di fondo campo, okay, e questa l'area centrale, senza poi scendere poi nei centimetri, nei millimetri. Il net comunque un corpo che rimane appunto vicino alla rete, in prossimità della rete. E l'ultimo che vi faccio vedere, ricondivido lo schermo, ripulisco qua, ecco, andiamo invece a vedere su un altro colpo se il giocatore arancione, che in questo caso è quello che comanda, no? Okay? Quindi quello che fa cosa vuole è il giocatore nero allo specchio, quindi puoi anche chiamarlo questo esercizio il comandante e il soldato, okay? La recluta, il re e lo schiavo che devo ubbidire, chiamatelo come volete. Noi abbiamo sempre chiamato lo specchio questo esercizio, poi il nome, date il nome che volete voi. Ecco, se chi comanda, quindi quell'arancione, chi gestisce il gioco, gioca uno smash quel colpo che va giù, può essere lungoligna, può essere incrociato. Ecco qui, se volete, ok, se non potete tenerlo più fisso, se volete qui potete già dare una variazione. Cioè sullo smash il giocatore specchio può rispondere o con una difesa corta, e ripeto che può essere sempre lungoligna incrociata, la direzione libera, o una difesa lunga. Ok, alta lungoligna o alta incrociata. Quindi potete decidere voi se sullo smash ha questa variazione di difendere corto o lungo, oppure se tenere bloccato anche lo smash. Quindi se vogliamo dare anche qui lo specchio, possiamo fare così, che sullo smash è un colpo che diciamo cade più o meno a metà campo, il giocatore nero, ok, lo specchio deve difendere corto o più o meno a metà campo, comunque diciamo corto bloccando. Questo, se volete, tenere proprio lo specchio perfetto. Io non lo faccio mai questo perché durante l'esercizio specchio do sempre la possibilità allo specchio di avere già da subito una piccola variazione. Quindi solitamente la versione originale di questo esercizio, se io ricevo uno smash, posso decidere di difendere corto o di alzare, in modo da creare anche un pochettino di suspense e di effetto sorpresa a chi comanda dall'altra parte. Vi dicevo, perché è un esercizio importante questo esercizio? Perché intanto chi fa lo specchio deve correre molto, molto più di chi comanda. Perché chi fa lo specchio non sa che colpo riceverà, ok? Mentre chi comanda sa sempre perfettamente cosa viene, perché se io gioco un clear, ok, quindi immaginate che io mi metto blu, ok, che io sono un giocatore blu e gioco un clear, so che l'altro mi risponderà clear. Quindi ecco, dopo un clear non è che seguo o vado molto avanti, ma
posso già stare un pochettino più indietro perché so che riceverò un clear. Se gioco un drop, so che dovrò dirigermi verso la rete, ok? Perché so che riceverò un net. Se gioco un net, non è che scappo dalla rete, ma rimango a rete perché l'altro lo gioca un net. Quindi di questo è un esercizio fondamentale anche per i principianti, perché? Perché dona ai principianti quella consapevolezza di non tornare sempre al centro, quello che fanno invece i principianti, cioè giocano e fanno il colpo dall'angolo e vanno al centro, fanno il colpo dall'angolo e torna al centro, che va bene per essere principianti, però se noi diamo già degli esercizi così ai principianti, gli diciamo già che il badminton poi moderno non è quello che ogni colpo si torna al centro. Ogni colpo, in base a che colpo hai fatto tu, che colpo ha fatto l'avversario, come si sviluppa l'azione, stai un po' più dietro, stai un po' più avanti, ti posizioni un po' più a destra, ti posizioni un po' più a sinistra e via dicendo. Quindi già dono al principiante questa consapevolezza di non andare sempre al centro. E poi gli dà la possibilità di anticipare, ovviamente, perché se so dove mi rigioca lo specchio, io so che posso posizionarmi lì, posso posizionarmi più avanti, posso giocare colpi più offensivi o meno offensivi. Ovviamente invece con lo specchio è molto più difficile, perché se quello che comanda gioca clear, ok, e lui risponde clear, questo qua poi può ricevere il clear, il drop e lo smash, quindi lui dopo un clear non può stare a fondo campo, deve comunque venire un pochettino più al centro, magari seguire il volano, quindi se ha giocato magari qui lungo linea si sposta da questo lato, se ha giocato incrociato si sposta da questo lato, ma comunque deve sicuramente andare a ricoprire un pochettino la posizione più centrale. Ma bello l'esercizio che poi tutti e due lo sperimentano, quindi lui comanda, lui fa lo specchio, dopo qualche minuto fate cambio, così abbiamo il principiante che torna al centro, il principiante invece che inizia a seguire un pochettino il proprio volano. E la cosa bella di questo esercizio, io mi ricordo, e se non sbaglio eravamo a Chiari, faccio sempre l'esempio di Chiari, ma perché abbiamo fatto tantissimi camp lì, che allora il preparatore atletico della nazionale, Lorenzo Pugliese, che adesso è diventato direttore tecnico, quando vide questo esercizio disse: ma che bello questo esercizio, perché allena anche il timing. Sì, perfetto, allena il timing. Perché allena il timing? Perché il giocatore che comanda, ripeto, quando gioca un clear, sa che poi ritorna un clear, dopo un clear può un pelino venire avanti e poi ritornare a fondo campo regolando sempre facilmente lo split. Ricordate lo split, che è quel movimento che preparatorio che si fa saltellando, ok, sugli avampiedi, può essere neutrale, ok, può essere neutrale o direzionale, ma che mi permette poi di partire più veloce. Quindi questo è un altro esercizio, lo specchio, che mi insegna a muovermi in campo e a coordinarmi bene, a sincronizzarmi bene con lo sprint. Perché ripeto, faccio vedere, immaginiamo che io sono un giocatore che comando, ok, faccio il clear, ok, vengo avanti anche lento, perché tanto so che non mi giocavano un drop, so che mi giocavano un clear, quindi anche questo, dicevo, dà anche al principiante quell'idea di muoversi in campo lentamente, tranquillamente, di non fare tutto in 200 all'ora, quindi andare a fondo campo, giocare in clear e andare subito velocemente avanti, ok? Quindi può essere magari presi in contropiede di nuovo a fondo campo, ma ecco, ti dà la possibilità di ragionare, ok, sul tuo colpo, perché sai cosa viene dall'altra parte. Quindi ecco, ripeto, faccio un clear, esco lentamente, so che riceverò il clear, batto con lo split e vado a fare un altro clear, ok? Riesco, poi anche qui se il mio allenatore mi sta insegnando a giocare bene a badminton, mi può dire: Fabio, guarda che in base al clear che fai, ok, lungo linea, incrociato, in base a come vedi il tuo avversario che arriva in posizione sul volano, puoi cercare di capire se riceverai il clear lì piuttosto che là. Quindi ecco, se io poi faccio il colpo, cerco di osservare il mio avversario, quindi immaginate, faccio il clear, esco con calma, ho capito che mi giocheranno là, faccio uno split direzionale, così vado di nuovo con l'angolo, ok? Faccio il clear, ho capito che il mio avversario mi giocherà là a fondo campo, faccio uno split direzionale e vado di nuovo là. Adesso mi viene un'idea, come variazione, se vogliamo appunto giocare anche con gli split, noi possiamo dire a chi fa lo specchio di rigiocare
con lungolinea, se ha ricevuto lungolinea, in diagonale, se ha ricevuto in diagonale. Oppure gli possiamo dire allo specchio, ricevi il pilone lungolinea, devi per forza fare un pilone incrociato. Ricevi un pilone incrociato, devi cambiare e fare un pilone lungolinea. Quindi potete rendere ancora più facilitato e questo cosa permette? Permette sempre al giocatore che comanda di giocare in prima lungolinea, sopra l'altro mi risponde lungolinea, quindi mi risponde una gabbia lì, mi attivo con lo split giusto. So che l'altro, se faccio un pilone lungolinea che va là, questo lato, l'altro mi risponde che l'ho incrociato là, ok, faccio il colpo e mi permetto di giocare con i piedi di generazione. Ecco, vedete che facilitando gli esercizi e con questi esercizi di base si dà la possibilità ai principianti di andare a sincronizzarsi con il tempo, soprattutto utilizzare già gli split direzionali che poi all'inizio della loro carriera non utilizzeranno perché è difficile all'inizio, sono più presi dall'agonismo, ma se noi gli diamo già la possibilità di insegnarli a direzionarsi con i piedi, man mano che vanno avanti, che avranno maggiore consapevolezza, maggiore esperienza e anche automatizzato tanti gesti, li utilizzeranno. La stessa cosa, che vi ho fatto vedere, vale anche per vicino alla rete. Quindi io sono il giocatore che comanda. Abbiamo detto che se faccio un drop, mi rispondono con un net. Se lo facciamo facilitato allo specchio, quindi io dico, Fabio, se fai drop lungolinea, lo specchio ti risponde con net lungolinea. Quindi so che se gioco qui, lungolinea, qui davanti, il volante ritorna qua. Quindi ecco, cosa può essere che io faccio drop, vengo avanti, so come rispondo lì, mi attivo con lo split direzionale, e vado in quell'angolo. Quindi vedete, come vi dicevo, quando il direttore tecnico, allora preparatore atletico, vide questo esercizio, disse bello, molto bello, perché chi comanda si regola, ok, regola il timing, quindi è un bellissimo esercizio. Dall'altra parte, ovviamente, c'è molto più da lavorare, c'è molto più da correre. E questo è lo specchio, che potete farlo sotto forma di tempo, quindi giocare 10 minuti, 5 minuti, 6 minuti e poi si cambia, ok? Se l'azzurro comandare diventa lo specchio e viceversa, oppure potete farlo anche sotto forma di partita. Io lo faccio spesso e volentieri sotto forma di partita perché sotto forma di partita c'è più agonismo e assolutamente lo fanno meglio, ok? Stanno più lato, più concentrati. Però attenzione, se lo fate subito sotto forma di partita, ci sono tanti errori e quindi non si vede lo scambio perché vogliono vincere, quindi fatelo un po' di volte a tempo, quando vedete che hanno capito come funziona. Ok ragazzi, vi ricordate l'esercizio specchio che abbiamo fatto un sacco di volte? Lo facciamo uguale sotto forma di partita. Si gioca un set a 21 punti, 10 punti, 9 punti, ok? Finito il set, si cambia il secondo set, che allo specchio diventa comandante e viceversa. Si gioca meglio di 3 set, di 5 set, vediamo alla fine chi vince una partita specchio, con le variazioni che vi ho detto all'inizio. Quindi su clear rispondo clear, su drop rispondo net, su net rispondo net, sullo smash rispondo o difesa corta o difesa lunga, ok? Quello che si può fare, ok, e ho anche terminato per stasera come esercizio, è quello di dare delle variazioni. Ho detto, l'originale è quello che su smash non è una variazione, ma ho la possibilità di rispondere corto e alto, ok? Invece quello di dare dei rompi specchio, io li chiamo lo specchio rotto, ok? Infatti quando dico faccio le variazioni su questo esercizio, dico sempre al giocatore specchio, ok, adesso giochiamo lo specchio rotto. C'è una domanda, un attimo. Fabio, vai, dimmi. Ok, se il giocatore nero esegue un net, cioè il giocatore arancione segue il net, il nero risponde con un net, come continui? Net, ma il giocatore arancione, quindi quello che comanda, lui può fare quello che vuole, può giocare. Quindi può cambiare? Sì, assolutamente sì. Bravo, perché preso dal timing, non l'avevo detto, online lo chiede a te. Quindi magari sì, c'è una sfida di net, poi il giocatore che comanda gioca a lift. Secondo te, Fabio, io che comando, ho fatto un colpo a fondo campo, secondo te lo specchio dove risponderà? Con che colpo risponderà? Dimmi tu.
può rispondere con un drop, oppure può fare un anche lui con un drop, la cosa più semplice. Allora, abbiamo detto che deve rispondere con un colpo uguale o clear. Esatto, bravo, esatto. Perché lo faccio vedere in monitor. Intanto facciamo vedere quello che... Anzi, lo faccio vedere col campetto che si vede meglio. Okay. Grazie Fabio. Prego. Quindi, vediamo quello che diceva Fabio. Questo. Dicevo, il giocatore che comanda gioca un drop, ok? Sul drop abbiamo detto che si risponde net. Poi il giocatore arancione rigioca net, magari incrociato, ok? Il giocatore nero deve rispondere net e il giocatore arancione può decidere di giocare lift, ok? Lift quel colpo che da fondo campo, dalla rete va a fondo campo. Può essere un lift lungolinea, può essere un lift incrociato. Abbiamo detto che nell'esercizio specchio, chi è lo specchio, cioè chi subisce o fa lo stesso colpo o gioca un colpo nella stessa zona del campo, siccome chi comanda ha giocato un colpo a fondo campo, ok, lo specchio, ok, risponde con un colpo a fondo campo. È un colpo a fondo campo, è un clear, ok? Quindi, su lift, lo specchio risponde clear, o lungolinea, o clear incrociato, ok? Se vogliamo tenerlo così, se vogliamo dare lo specchio strafacilitato, abbiamo detto che su lift lungolinea, lo specchio risponde clear lungolinea, perché almeno dà l'opportunità al giocatore che comanda, in questo caso l'arancione, di andare a posizionarsi con gli split anche direzionali. Quindi immaginate, io dalla rete ho giocato un lift, ok, vado un pochettino indietro, so che arrivo un clear, quindi già mi preparo per il fondo campo, so che arrivo un clear lungolinea, perché il coach ha detto, ragazzi, facciamo uno specchio incredibile dove tutto è bloccato, dove copio il colpo e anche copio la direzione. Ecco, io ho giocato il lift e poi sopra arriva di là, mi preparo già con uno split direzionale e vado poi a fondo campo. Ecco, così abbiamo risposto alla domanda di Fabio, grazie Fabio. E quindi dicevo, potete giocare sotto forma di tempo, sotto forma di partita. Partita sempre un pochettino più avanti. Dopodiché potete fare delle variazioni, ok? Intanto scusate che ho visto adesso che Sergio, anche Sergio, in domanda e risposta, ma ha scritto un lift, si risponde clear. Sì, esatto. Quindi avevate già capito voi. Mi ero perso un colpo. Ad esempio, io non l'ho detto perché stiamo giocando colpi di base e solitamente non si vede in questo esercizio, ma se poi ci sono delle variazioni, immaginate, se chi comanda gioca uno smash e l'altro, perché uno smash alto risponde teso, ok? Possiamo dare anche l'opportunità che se si sviluppa uno scambio teso, quindi chi comanda risponde teso, l'altro gioca teso, quindi si crea teso, con sempre, come prima, la possibilità di chi comanda, che su un teso può bloccare e giocare corto, che su un teso può giocare alto, e poi si rinnesca lo specchio, quindi perché se gioco alto a fondo campo, quello risponde clear. Se su un teso chi comanda, cioè quello blu, risponde corto, lo specchio risponde corto, quindi si innesca sempre questa fase di copia e incolla. Okay? Quindi dicevo, potete fare delle partite e potete fare delle partite mettendo delle variazioni. Ok? Quindi questo è uno specchio un pochettino originale. Le variazioni quali possono essere? Ecco, giochiamo partita dove vince chi arriva la partita con 11 punti e poi dopo 11 punti si cambia di ruolo, ok? Ma lo specchio ha una variazione per scambio dalla rete. Quindi immaginiamo uno scambio, ok? Quello blu, quello che comanda, abbiamo detto. Immaginiamo uno scambio su clear. Rispondo clear, ok? Su drop rispondo net. Su net rispondo net. Su lift rispondo clear. E via dicendo, ma quello rosa, chi subisce, ha una variazione. Quindi cosa vuol dire? Che dalla rete, se risponde un drop, può avere in quello scambio una variazione. Quindi invece di rispondere net, rigiocare lift, ok? Quindi creare poi un'indecisione da parte di chi comanda. E quindi qui si innesca anche la strategia, ovvero quello che comanda fa sì che questa variazione venga giocata da chi subisce
in modo che poi una volta che questo quick si è giocato questa variazione non ne ha più disponibile nello scambio e per chi comanda è più facile comandare lo scambio perché non verrà più sorpreso da questa variazione. Lo scambio successivo, di nuovo, lui o lei avrà di nuovo questa variazione della rete. Quindi una variazione che possiamo andare una volta scambio, chi subisce dalla rete invece di giocare a net può giocare a lift. Oppure giochiamo la partita a specchio, una volta per scambio chi subisce, in questo caso quello rosa, da fondo campo può giocare con lo specchio rotto, quindi lo specchio che non funziona come uno specchio, che non copia. Quindi se riceverà un clear, invece di ricevere un clear, potrà rispondere con un drop, perché comanda risponde come vuole, perché fa cosa vuole, oppure con uno smash. E quindi vedete che abbiamo fatto una variazione da fondo campo o dalla rete. Ne è solo una per ogni scambio. Quindi ecco, qui poi si innesca la tattica, la strategia, i giocatori che, vedete quelli che hanno molta fretta, che si giocano una variazione subito e poi non ce l'hanno più e poi magari soccombono nello scambio. I giocatori invece che subiscono, ma sono molto intelligenti, aspettano, magari si innesca uno scambio dove il giocatore che comanda gioca il drop e poi stupidamente viene troppo velocemente avanti, questo invece di giocare net gioca un lift, magari lo gioca teso e fa punto, perché lo scopo della variazione è quello di dare la possibilità a chi subisce di fare punto, ok? E poi le variazioni possono essere tante, ok? Quindi anche se si innesca, che ne so, uno scambio teso, ok? Immaginiamo smash, poi questo difende corto un pochettino profondo e questo difende teso, ok? Sul gioco teso, possiamo dire a chi subisce, cioè allo specchio, che sul teso può lui bloccare o può lui alzare. Ecco, quello che volete, quindi nelle versioni successive dello specchio, chi subisce potrà avere una variazione da fondo campo, dall'area frontale del campo, ok, oppure da metà campo, ok? E vi faccio vedere ancora questo. Ricordo, questi esercizi si possono fare anche a livello di principianti, assolutamente sì, ma dovete sempre, sempre ricordarvi di adattare, ok? Perché il problema dei principianti è che non sanno giocare ancora bene, ok? Né con i passi, con la tecnica di movimento, né con la racchetta. Quindi, se voi li fate giocare in un campo troppo grosso, si muovono male, fanno una gran fatica, ok? Rischiano anche di farsi male, perché il campo è troppo grosso da coprire, il badminton si gioca al volo. Quindi, ovviamente, l'ho detto un po' di volte, questi esercizi sono belli, ma gli devi insegnare a muoversi, ok? Cioè, se non hanno ripetuto per x mila volte la capacità di andare negli angoli con una serie di combinazioni adeguate di passi, quindi, ok, vado in quest'angolo, ok, cambio, faccio con lo chassé, ok, cambio, faccio con l'incrocio, vado in un altro angolo a rete, ci vado con la corsa, ok, ci vado con il pivot e l'affondo, ci vado con lo chassé, ci vado con l'incrocio, vado a fondo campo, ci vado correndo, ok, ci vado saltando poi all'infuori, ok, vado a fondo campo dall'altra parte, ci vado facendo un pivot, uno chassé e un salto. Ecco, tutte quelle combinazioni di movimento che vengono poi sviluppate nei corsi di formazione, che trovate anche nel manuale, quella per noi. Ecco, se io non insegno un minimo a muoversi, a far muovere decentemente i giocatori, ecco, tutti gli esercizi che si fanno, anche più facili, vengono molto difficili. Purtroppo bisogna passare per un allenamento anche un po' noioso, ma necessario, di base, di tecnica di movimenti, di tecnica di archette. Perché, vi dicevo, quando hanno una minima idea di come si gioca a badminton, la minima idea quale può essere per un principiante? Può essere questa, ok? A rete, colpisce con l'affondo della gamba della racchetta, quindi destri con i destri, mancino con la sinistra, ecco, quindi cerchiamo di arrivare alla rete non così al contrario, non così sui due piedi, ma giocare in questo modo, modello scherma, e a fondo campo cercare di girare i piedi, di girare
i piedi quando si colpisce il volano. Due tecniche di base, quindi affonda rete e sforbiciata, salta forbice a fondo campo. Già, se noi gli insegniamo a fare quello e facciamo lo specchio limitando il campo, quindi con un campo che invece di essere tutto campo da singolare, che è questo qua che vi sto disegnando, ok, che è comunque molto grosso, scusate la grafica, invece di giocare su un campo grosso, giochiamo su un metacampo, ok, metacampo, poi possiamo aggiungerci anche il cordone laterale, così un pochettino più largo. Ecco, se noi giochiamo su un metacampo, capite che se il giocatore sa fare l'affondo e il passaforbice a fondo campo, giocando solamente su metacampo, questo qua, ecco, diventa molto più semplice perché devono solo muoversi, diciamo, lungolinea, ok? In avanti e indietro. E possiamo poi assolutamente allenarli già con l'esercizio specchio. Diventa semplice perché su metacampo, però anche lì c'è la tecnica, perché comunque avete visto che i colpi che vengono fatti nell'esercizio specchio sono i colpi del badminton di base, il clear, il drop, il lift, il net e lo smash, che sono i colpi di base, e vi faccio vedere un attimino questo, ok, sono i colpi di base che se prendiamo il manuale Vola con noi della federazione, sono i colpi che ci vengono proposti nel primo livello arancione, ok, i servizi di rovescio, i net, il rovescio o di diritto, i lift, poi c'è la difesa bloccata, ok, quindi sullo smash di finale corto, il clear e il drop, vedete che sono i colpi di base, ok, anche lo smash, poi nel percorso viene messo più avanti, ma non è il momento di parlarne adesso. Però ecco, l'esercizio dove si sviluppano colpi di base, movimenti di base, ma tantissime, tantissime altre cose, ripeto, timing, consapevolezza del campo, spazio, tempo, anticipazione, aspetto il colpo dell'avversario, seguo il mio colpo e via dicendo. Quindi è veramente, a mio avviso, un ottimo esercizio. Ok, 21:47, io ho finito. Venerdì prossimo cosa vediamo? Vediamo l'esercizio allo specchio, invece che uno contro uno, ok, lo vediamo due contro uno, ok? Che diventa anche qui più interessante. Sarà anche corto il prossimo venerdì, perché comunque sullo specchio avete capito come funziona, però saranno in due giocatori, ok? È una versione più facilitata, perché comunque l'uno contro uno ovviamente è più difficile, soprattutto per chi subisce il gioco, perché comunque deve coprire il campo da solo. Ok, io ho finito. Se avete qualche domanda, potete usare domande e risposte, potete aprirvi il microfono. Guardavo se c'è qualche domanda qui. Ok, sono sempre domande sul lift, quindi non ci sono altre domande. Se avete qualsiasi altra domanda, anche su qualsiasi altra cosa che è stato fatto in passato o che volete chiedermi, che non c'entra niente su quello che abbiamo fatto oggi, potete chiederlo, per questo spazio domande, e ditemi pure. Se no, abbiamo terminato, sono le 10:10, ok? E ci vediamo venerdì prossimo. Mi sembra che non ci siano più domande, ok? Non ci sono? Allora, bene. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. E ci vediamo venerdì prossimo, abbiamo ancora 5 incontri, abbiamo ancora l'ultimo incontro di maggio, ne abbiamo ancora 4 a giugno, ok? E quindi abbiamo terminato la seconda stagione di distanti di badminton. Abbiamo detto che poi luglio e agosto facciamo un po' di pausa, anche per me grazie, e ci vediamo poi a fine agosto, inizio di settembre. C'è qualche domanda qua? A Daniela dice, i volani d'esterno funzionano? Non sono un grande fan dei volani d'esterno, devo dire la verità, anche se, ecco, sapete, questo è un volano di piuma professionale, poi c'è il volano di plastica e poi c'è questo volano Air Badminton, diverso, con una grafica anche diversa, ecco, ve lo faccio vedere. Air Badminton, ok, immagini, eccolo qua, questo è il volano, questo è un volano di plastica classico, questo è un volano Air Badminton, che come vedete ha questa coda molto molto aperta, molto molto svasata, che gli permette di controllare un po' meglio il vento, è più pesante e via dicendo.
Io dico sempre quello che penso, questo è il mio suggerimento. Cosa succede? Essendo un volano molto, molto, molto pesante, questo Air Badminton, è una bomba, cioè una mina, viaggia velocissimo. Cosa vuol dire? Che se gioco un clear, normalmente con una velocità e uno swing, oscillazione del mio braccio normale, come se lo giocassi indoor, al chiuso, ecco, faccio un clear, se lo faccio all'aperto, qualsiasi intensità, violenza, potenza, forza, invece di andarmi 13 metri mi va a 30 metri, cioè volano, che è una cosa incredibile, questi volani. Quindi cosa succede? Che un principiante deve giocare di fino, deve giocare di tocco, e la domanda è: un principiante sa giocare di fino, di tocco? No, perché non ha controllo. Quindi poi all'esterno, con questi volani veloci, è molto più semplice giocare e sviluppare un gioco teso, ok? Teso, 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 perché comunque, anche se sono studiati per resistere all'aria, se c'è un po' di aria vi assicuro che diventano anche questi incontrollabili. Ma comunque sono incontrollabili non tanto per l'aria, per la loro velocità, ok? Quindi posso divertirmi a giocare teso, teso, teso contro di te che mi stai guardando, ok? Ma vuol dire che anche lì da principiante devo essere in grado di giocare teso, avere uno swing molto corto, quindi non fare questa roba qua, e sapere cambiare il grip, vedi che sto cambiando il grip con la racchetta. Quindi tutta abilità che un principiante non ha. Ecco, se vedo due che non hanno mai giocato a badminton, giocare fuori all'aperto, non so quanto riescano a scambiare, cioè quanti volani si riescono a passare consecutivamente. E a mio avviso, se non scambio, se non tocco tanti volani, non mi diverto. Ecco. Quindi, né per me è l'Air Badminton e né. È uscito un volano, hanno già fatto una versione diversa, perché con i feedback che sono stati dati hanno cercato di migliorarlo, ma siamo secondo me ancora lontani da avere un attrezzo che resista veramente, veramente al vento. E purtroppo il badminton nasce come sport indoor, e quindi se vuoi giocare bene devi giocare indoor, al chiuso, non si può giocare all'aperto, che è un vantaggio perché d'inverno non prendi freddo, lo svantaggio è che sei chiuso in una palestra che nessuno ti vede, quindi poi patisci un po' in popolarità, perché comunque è meno facile portarlo visibile all'esterno. E con il volano di piuma, sì, vedo che mi state parlando in chat, con il volano di piuma o il volano di plastica, quello classico, se non c'è vento, ok, quindi metto una giornata che non c'è vento, si gioca meglio che l'Air Badminton, perché il problema dell'Air Badminton è la sua non controllabilità, perché è troppo veloce, ok? E sì, e poi si rompono anche facilmente, perché comunque si tira forte. E poi gli Air Badminton rompono anche le reti delle racchette, perché essendo molto pesanti, le reti si rompono, ma rompono anche i telai della racchetta, ecco. Un po' così, a mio avviso. Stefano Zanini dice, sì, domani si deciderà per i 5, 7, 11. Sì, chiudiamo così, tanto c'è ancora qualche minuto. A badminton sapete che prima si giocava a 15 punti, un po' come la pallavolo antica, e tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, la pallavolo ha copiato le regole del badminton, perché il regolamento di badminton è stato fatto prima del regolamento di pallavolo. Quindi, nel badminton antico, tra virgolette, si giocava a 15 punti col cambio volano, come la parabola antica, poi per cambio di regolamento, esigenze televisive, spettacolarità e tante altre cose, si è passato a 21, ok? Senza cambio volano, cioè senza cambio palla, come la pallavolo moderna. Adesso c'è questa richiesta di giocare a 11 punti e probabilmente questa volta passerà, hanno già cercato di farla passare qualche anno fa e non è passata. Probabilmente passerà, perché? Perché se si gioca 11 punti non si gioca più il meglio di 3-7, ma il meglio di 5-7, prima si giocava 21 punti, il meglio di 3-7, devo vincere 2-7 su 3, adesso si gioca 7-11 punti, devo vincere 3-7 su 5, quindi la possibilità di andare anche al quinto set e di aumentare poi il livello di spettacolarità e quindi di vedere 7 molto tirati, 7 vinti da me, vinti dall'avversario, vinti da me, vinti dall'avversario, quindi creare un pochettino più di suspense nel pubblico, partite più combattute. Quindi questo è lo scopo di passare a 11 punti e probabilmente passerà. Stefano mi dice, cosa ne pensi? Quando è passato da 15 a 21, io giocavo a 15 quando giocavo, e ho detto, ma no, perché ha fatto sta cavolata. E invece devo dire che poi siamo stati tutti piacevolmente sorpresi
e abbiamo detto tutti che effettivamente il sistema 21 era meglio. Adesso mi dico, bah, sono set molto corti, ma poi alla fine se gioca 5 set invece è meglio che 3. Hanno già fatto delle prove, ok, quindi sono già stati giocati dei tornei sperimentali a 11 punti e quindi hanno raccolto anche dei feedback, dei suggerimenti dei giocatori e quindi probabilmente chi l'ha giocato avrà dato un parere positivo, quindi probabilmente non sarà male. Secondo me darà qualcosa in più al Badminton. È ovvio che cambiare dopo tanti anni, perché tanti anni si gioca a 21, sembra un sacrilegio, no? Prima abbiamo giocato per decenni e decenni a 15, quando cambiato a 21 ha detto sacrilegio, cioè distruggono il Badminton. Invece no, poi il cambiamento è stato assolutamente positivo. E secondo me lo sarà anche questa volta. Bene, anche Massimo Manfredi dice che anche col tennis tavolo hanno cambiato i regolamenti, all'inizio è stato criticato ma poi è stato accettato, ma è ovvio, no? Tutti i cambi all'inizio vengono presi con un po' di timore, poi però si sono fondati e sono dei cambi che sono stati testati e anche accettati dai giocatori, ecco, vuol dire che funziona. Ovviamente cambiando poi il regolamento cambia anche il modo di giocare, però quando si è passato a 15, da 15 a 21, adesso da 21 a 11 cambierà il modo di giocare, ok? Cambierà il modo di allenarsi, perché i set diventano più corti, ok? Quindi, ad esempio, quando si è passato da 15 a 21, i set a 15 col cambio palla, quindi io sbagliavo, volano a te, tu sbagliavi, volano a me, ma si rimaneva sullo stesso punteggio, come nella pallavolo. Quando si è passato con il rally point system, cioè ogni volta che si fa punto, prendi il punto tu, lo prendi il tuo avversario, il gioco è cambiato perché gli scambi si sono allungati, perché i giocatori cercano di non sprecare più volani. Prima, sai, certo, magari il punto della vita, sbaglio, vabbè, cambio volano, il punto non l'ha preso il mio avversario. Mentre col sistema 21 adesso è così. Col sistema 11 sarà così, con i set più corti. Quindi mi immagino partite con scambi anche pazzescamente veloci, magari nei primi 3-4 scambi del set, ok? Vedremo come sarà. Sicuramente cambierà anche il modo di allenarsi, anche a livello di preparazione, di riparazione atletica. Vedremo. Va bene, domande non ce ne sono più, guardavo qui, no, non ce ne sono più. Io vi saluto, grazie a tutti, grazie che siete sempre, ormai siete una sessantina stasera e siete sempre gli stessi, siete ormai lo zoccolo duro degli istanti di Badminton, i fedelissimi. Grazie a tutti e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao, ciao, ciao a tutti, buona serata.